edizione di In Vino Civitas, il salone espositivo del vino qui a Salerno. Innanzitutto le chiedo quali cantine rappresenta quest'anno e quali vini, quali sono le peculiarità dei vini e dei territori di appartenenza. Sì, quindi la 7ª edizione, come ogni anno siamo presenti, cerchiamo di portare le cantine più significative che sono nel mio pacchetto. Quest'anno siamo presenti con un'azienda friulana che è Pilare Italia, teniamo un'azienda toscana che è Pieve di Campoli, teniamo cantina sociale di Berletta con il marchio Fiera Mosca e c'è Coppi Primitivo Giura del Colle. Delle quattro cantine che abbiamo portato ad assaggiare vari prodotti, una è la friulana. Abbiamo dato più luce alla ribolla gialla, il vitigno loro autoctono che cercano di contrapporre al prosecco. Per quanto riguarda Pieve di Campoli, è una cantina di proprietà dell'Istituto Diocesano, quindi dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero, e abbiamo portato un po' di verticale per quanto riguarda tutta la linea del Chianti, dal Chianti di OCG al Chianti Classico, la riserva, gran selezione. Si stanno affacciando sul mercato da poco tempo e quindi stanno. Se parliamo di Fiera Mosca, Fiera Mosca è una cantina sociale dove si colloca la cantina sociale di Barletta come zona, produttori di Nero di Troia. Pure quest'anno abbiamo portato sempre il Nero di Troia in varie sfaccettature, dal solacciaio a botti grandi, botti piccole, oltre a produrre un po' di malvasia secca e poi hanno dei tagli. L'altro fiore all'occhiello è Coppi Primitivo Giura del Colle. Generalmente il primitivo viene inquadrato dal consumatore come Manduria, ma Giura del Colle è dove è nato il primitivo. E Coppi avvenera tra le sue fila di 2 o 3 bicchieri con il senatore e con il Don Antonio. Il Don Antonio è un prodotto molto particolare, è quello che va di più negli assaggi perché è una macerazione carbonica, quindi ha dei profumi e una bevibilità molto diversa dai primitivi di Manduria, un prodotto da assaggiare.